prima seduta consiliare per il sindaco Mino Maiorano, che questa sera ha giurato fedeltà alla Costituzione. Quali propositi? Con gli stessi propositi che io ho avuto e ho sbandierato durante la campagna elettorale. Il proposito è quello di impegnarci e mi impegnerò in primis io di persona per soddisfare quel bene comune che noi tutti abbiamo sicuramente come obiettivo primario. Era quest'oggi un consiglio comunale meramente formale, molto tecnico, perché si doveva appunto nominare il presidente del consiglio, il vicepresidente del consiglio, alcuni membri delle commissioni. Io sono particolarmente soddisfatto per come si è celebrato questo primo consiglio comunale. Noi abbiamo dato un'apertura forte agli amici dell'opposizione. Io più volte nei miei interventi ho detto che la mia amministrazione si andrà a caratterizzare dalla ricerca costante della collaborazione, della condivisione anche con i consiglieri dell'opposizione di tutte le attività, di tutte le proposte che noi andremo a porre quindi sul tavolo. Dalla maggioranza una proposta: Gabriele Argentieri nel ruolo di Presidente del Consiglio e Claudio Ruggero nel ruolo di Vicepresidente. Dall'opposizione invece delle perplessità e una controproposta. Quali le motivazioni? Beh, intanto io voglio dire che la proposta fatta dal nostro capogruppo Claudio Ruggero per quanto riguarda l'elezione del Presidente della professoressa Pizzi, al di là diciamo di quello che è stato così immaginato, pensato da parte della maggioranza, che si trattava di una proposta di rottura, è stata una proposta effettivamente di ci abbiamo creduto tanto sulla figura della professoressa Pizzi, anche perché io veramente ritenevo che ci fosse davvero all'inizio di questo Consiglio Comunale un vero cambiamento, un modo nuovo di fare politica, indipendentemente dal fatto delle consiglieri comunali suffragati o meno. Ritengo che sia ora il momento effettivamente di dare un segnale forte agli elettori, soprattutto alla comunità latinese, di un vero cambiamento delle cose, anche perché, ripeto, non si è trattato, così come qualcuno ha pensato, di una rottura di carattere politico, ma effettivamente perché noi crediamo tanto, tantissimo alle novità politiche. È stata un'occasione persa, mi dispiace per la minoranza, ma soprattutto per la maggioranza, di non aver voluto accettare questa nostra proposta, che ritenevo fosse, ritengo ancora, fosse una proposta validissima, conoscendo la persona di Paolo Pizzi. Quindi il vicepresidente, invece, è chiaro che bisognava concordarlo con tutte le minoranze della vicepresidenza, e non certamente doveva venire la proposta soltanto della maggioranza. Questo ci è dispiaciuto tantissimo, tant'è che poi noi abbiamo, così come avevamo già annunciato inizialmente, votato la consigliera Bruno, anche perché riteniamo che il ruolo delle donne oggi sia molto importante, fondamentale nelle istituzioni. Questa è stata una delle forti motivazioni, al di là della stima che nutro ancora, devo dire, che nei confronti della professoressa Pizzi. Nulla in contrario invece contro il presidente attuale, il carissimo amico Argentieri, Gabriele Argentieri, però ritenevo appunto che bisognava dare un segnale, perché sì, è vero che c'è stato un suffragio da parte dell'elettorato nei confronti, è stato il più suffragato come consigliere comunale. Però ritengo pure che il ruolo del consigliere comunale deve assumere la pari dignità in questa assise. Per quanto riguarda la nomina del Presidente del Consiglio, noi abbiamo adottato la regola ormai consolidata nel nostro comune di Latiano, che ha voluto, da quando noi abbiamo lo sdoppiamento del Presidente del Consiglio con appunto la figura del sindaco, la normativa ha voluto questo. Ecco, io devo ricordare che da quando c'è stata appunto questa divisione di ruoli, il Presidente del Consiglio è stata sempre espressione della maggioranza.
Io voglio ricordare ad onor di cronaca, per esempio, Salvatore d'Ippolito, primo mandato fu nominato Presidente del Consiglio Antonio d'Ippolito, nel secondo mandato dell'amministrazione Salvatore d'Ippolito Giovanni Tanzarella. Per quanto riguarda la giunta Domondo Caniglia fu nominato prima Antonio Gaglione e poi Carbone Cosimo, nella giunta Graziano Zizzi Antonio Gioiello e poi infine nell'ultima amministrazione Antonio De Giorgi fu nominato Salvatore De Punzio. Pertanto, come dicevo, da sempre, da quando c'è questa figura sdoppiata, il Presidente del Consiglio è stato sempre espressione della maggioranza e così abbiamo proposto ai consiglieri oggi e pertanto si è avuta la nomina e l'elezione dell'amico Gabriele Argentieri a Presidente del Consiglio Comunale. Vicepresidente abbiamo la consigliera Bruno. Anche in questo abbiamo voluto rispettare la parità di genere e pertanto noi abbiamo il Presidente uomo e il Vicepresidente donna. 451 voti, Gabriele Argentieri, il consigliere più suffragato. Questa sera eletto Presidente del Consiglio con 11 voti favorevoli e 6 contrari. Sì, è stata una bella soddisfazione sia il 31 maggio che questa sera, grazie al sostegno di tutta la maggioranza che si è ritrovata intorno al nostro sindaco Mino Maiorano. Adesso ci sarà da mettersi al lavoro, già l'amministrazione comunale lo ha fatto. Abbiamo dato prova come coalizione di tanti elementi di novità, abbiamo eletto tante donne al Consiglio Comunale, abbiamo una presenza molto qualificata di donne anche in giunta comunale. È un sindaco che sostanzialmente dal primo momento si è messo al lavoro ed è al municipio con la porta aperta a tutti dalla mattina alla sera. Questi sono dati di fatto, non dico elementi di discontinuità perché dobbiamo cercare ciò che unisce invece di ciò che divide, ma obiettivamente queste sono le prime cose che abbiamo messo in campo e questa sera siamo soddisfatti. Io in particolare naturalmente del risultato conseguito e abbiamo una vicepresidente del Consiglio che è espressione dell'opposizione ed è una donna, la consigliera Pasqua Bruno, quindi lavoreremo tutti insieme. L'auspicio che ha manifestato anche il sindaco nel suo intervento di oggi è quello di lavorare insieme maggioranza ed opposizione, tutti coloro i quali tengono davvero al bene comune e sono disponibili ad accantonare anche i risentimenti di ordine politico e personale veramente per realizzare qualcosa per questa città. Noi ci siamo accorti già nelle prime settimane che effettivamente nessuno può fare da solo, però si assume la responsabilità chi decide di defilarsi e naturalmente di disimpegnarsi rispetto a ciò che c'è da fare. Noi sapremo comunicare in tutti i modi, ovviamente laddove ci saranno dei disimpegni, sapremo comunicare anche le criticità che ci sono, sapremo comunicare anche i nostri errori e speriamo anche di saper comunicare qualche buon risultato che andremo a conseguire.